benvenuti a tutti nella nuova lezione di aerobica. Oggi siamo all'aperto, spero che l'audio sia buono, però volevo portarvi un pochino in campagna, ok? Datemi la marcia destra. Ti varica le gambe marciando. Purtroppo devo farti il voice over, quindi la voce fuori campo, perché in effetti l'audio faceva davvero pena. E quindi ti accompagnerò per questa e per la lezione successiva, probabilmente con la voce fuori campo. Ok, continuiamo con le spinte in alto. E adesso chiudi avanti. So che è più bello live, ma purtroppo dobbiamo adattarci. Se stiamo fuori devo avere un altro tipo di attrezzatura, purtroppo questa non mi basta. Spingo in avanti, in alto, scusami. Oggi ti sto dicendo che faremo una parte anche di tonificazione mista nell'aerobica, ma proprio alcuni esercizi. Intanto ho cambiato esercizio, ruota, quindi metteremo degli squat principalmente e degli affondi, se non sbaglio. E adesso distendi. Spingi avanti. E adesso in alto. E adesso tallone e glutei. Aggiungiamo le braccia. Dammene solo due. Solo singolo, sul ginocchio. Me ne dai 8 con la sinistra. Dall'altra parte. Solo 4. Solo 2, intanto mi stampo in questo albero, ma questa è la mia vita naturale. Ok, marcia. Vieni avanti con la marcia. Stai qua, torna dietro. Stai qua, avanti. Stai qua, torna dietro. Ancora. E torna dietro. Ancora avanti. Porta anche le braccia in avanti e le spalle me le tieni basse. Continua. Adesso doppio step touch. Quindi doppio passo laterale. Incrocia, prova a incrociare dietro.
facciamo il grapevine. Marcia avanti, torna indietro, ancora avanti e torna, doppio. Ti sto dicendo di non ricordarti nulla perché questo è solo il riscaldamento, intanto mi faccio un po' di pulizia. Vieni ancora avanti. Adesso iniziamo la coreografia, quindi attenzione, marcia avanti, step touch, torna dietro, step touch, avanti, step touch, torna dietro, step touch. Stai qua sul posto, sullo step touch, adesso verrai avanti. E faremo uno squat a destra, centro e squat a sinistra, centro e ritorni indietro camminando. Poi sto guardando la coreografia, ma dovremmo essere a posto. Esatto, infatti. Dopo mi dai lo step touch quando torni. Quindi adesso marcia avanti e squat a destra. Vieni avanti. Squat. Dammi lo squat. Torna indietro, step touch. Quando fai lo squat devi avere il peso sui talloni. La coreografia è proprio simile a quella che abbiamo fatto tanto tempo fa proprio qui, così ricordiamo i vecchi tempi. Ci siamo? È facile, facile. 4, 3, 2, vieni avanti. Squat. Squat. Torna indietro. Step touch. Lo step touch diventa leg curl. 3, 2, vieni avanti. Squat. Squat. Torna indietro. Leg curl. Oggi è davvero facile. 4, 3, step touch. 2, vieni avanti. Squat. Squat. Peso sui talloni, Leg curl. 3, 2, step touch. Anziché lo step touch, poi mi farai 3 pulsazioni in squat. Squat, torni, squat, torna. E la prima coreo è già finita. Leg curl e mi metti lo squat pulsazione. 3, 2, 1, di nuovo vieni avanti. Squat. Torna dietro. Leg curl. 3 pulsazioni, vieni avanti, squat, torna dietro, leg curl. Ti sto dicendo che adoro quando le coreografie sono semplici perché ti fanno lavorare di più. Squat e torno, squat e torno, leg curl. 3 pulsazioni. Vieni avanti, intanto ti faccio pulizia, tolgo tutte le pietre. Leg curl. 3 pulsazioni. C'è la pausa adesso, Step touch a sinistra. Ho detto uno step up. Step up ho detto, devo aver detto qualcosa del genere. Siamo già a sinistra senza fare chissà che cosa. Adesso mi dai la marcia e lo step touch, così ci riposiamo le gambe. Step touch, torna dietro, step touch, vieni avanti. Tanto togliamo una pietra, butto pietre come se non ci fosse un domani. Adesso ci aggiungiamo gli squat sinistra-destra, vieni avanti, squat, squat, marcia dietro, dammi subito il leg curl, il tallone al gluteo, step touch, 3, 2, vieni avanti, squat,
devi lanciare le pietre. Step touch, 4, 3, 2, bene avanti e dammi lo squat. Dammi le tre pulsazioni di squat, 2, 1, bene avanti, sinistra siamo, siamo sempre a sinistra. Curl. 3, 2, 1, vieni avanti. Tre pulsazioni. Vieni avanti. Tre pulsazioni, poi mi dai lo step touch a destra. Ora ci siamo, bevi, step touch destra e sinistra insieme, tanto facile oggi, è facile, avete bevuto tutti, siete a posto? 3, 2, vieni avanti, vieni con la marcia, con la destra, dammi lo squat. Torna dietro, leg curl. Tre pulsazioni, squat. Marcia sinistra, vieni avanti. Squat. Torna dietro, leg curl. Tre pulsazioni. Vai in pausa adesso, pausa qui, step touch, ci sei? Ancora qualche volta e poi passiamo alla seconda coreografia, ci mettiamo un pochino di tonificazione in mezzo, vieni avanti, marcia destra, squat destro, torna, leg curl, tre pulsazioni, vieni avanti con la sinistra, squat. Siamo di qui, non te l'ho detto, ma in realtà te l'ho detto fuori campo. Fregata. Mi sono fregata da sola. Press, contrazioni, in pulsazione. Vieni avanti. Squat. Torna dietro. Intanto lanciamo pietre. Leg curl. Squat. Marcia avanti. Siamo di qui, Occio, Sì che ci sei. Dietro, dammi leg curl. Squat. 3, 2, 1. Vieni avanti. Vieni a destra. Ti avevo detto a sinistra, ma in realtà è la destra. Perché è la mia sinistra, ma è la tua destra. Leg curl. Quindi ogni tanto mi sbaglio. Dammi tre pulsazioni. Qua. 3, 2, sinistra. Squat. Torna indietro, leg curl, tre pulsazioni, marcia destra, vieni avanti con la marcia, stai qua, tranquilla, non fare squat, torna indietro, ok, guarda adesso, dietro, affondo, torno, equilibrio, distendi, dietro, affondo, equilibrio, stringi bene qua, distendi, fuori l'aria, hop, distendi, hop, distendi, stringi bene, puoi anche andare più lenta o lento, fuori bene l'aria, addome bello contratto, stringo qui, fuori l'aria. Le ultime due, l'ultima, cambia la gamba, la facciamo lenta, dietro, affonda, equilibrio, distendi, dietro, lento, affondo, su, distendi, a tempo, affondo, distendo, vai a vedere il tutorial sul
tipo Matrix, vedi? Vai a vedere il tutorial sull'affondo, ha la copertina gialla, così la fai nel modo corretto senza farti male. Appoggia bene il piede dritto, espira quando contrai e quando distendi la gamba. Contrai, stringi bene gli addominali, non le mani, ti ho appena detto. Ok, stai qua, marcia destra. Passiamo alla seconda coreografia. Penso che abbia un passo come l'altra volta, come mercoledì scorso. Sì, sì, sto dicendo che cos'è che faremo. Vieni di qua, andiamo con il doppio step touch. Doppio step touch. Doppio step touch. Step touch. 5, 4, 3, 2, 2 step touch. Per la prima coreografia non mi sono girata perché era davvero semplice e simmetrica. Qua mi giro perché faremo un giro solo se vuoi. Step touch. Allora, se non vuoi fare il giro mi tieni 4 step touch. 4 doppi step touch, scusami. Se vuoi li puoi fare anche tipo galoppo. Adesso ti faccio vedere. Galoppo laterale con le braccia o senza, come vuoi tu. Quindi se vuoi puoi tenere questo e stai qua, questo tipo di movimento. Vieni con me se vuoi provare a fare il giro, mi giro come te. Allora, tu guardami, tu fai sempre il doppio step touch, guarda solo. Buonanotte, mi sono andata dietro. Step touch, quindi guardami ancora una volta e tu rimani sullo step touch o sul doppio step touch. Andiamo, guarda, la sinistra ruota, ritorno e ruoti di nuovo con la sinistra. Step touch, è sempre il sinistro che ruota. 4, torni con me, 2, andiamo e ruota, pivot sul destro, torni, pivot di nuovo sul destro e sinistro che si solleva, apri e chiudi. Ci sei? Ancora uno, dai. 3, 2, andiamo. Op, ruota, se vuoi, se no mi fai il galoppo, ricordati, stai qua. Pronti, si va. Gira. Guarda, guarda cosa diventa. Come l'altra volta, step me up. Ok? Andiamo. Quindi, doppio step touch, ruote, se vuoi lo giri, se no non giri. E qua, step me up, se no mantieni lo step touch singolo. Ok? Andiamo. Se vuoi ruota, adesso non sono più girata come te, step me up, ho sbagliato anche gamba, se ve la devo dire proprio tutta, marcia dietro, di nuovo, doppio step touch, se vuoi lo giri, step me up, marcia dietro, ok, andiamo. Se vuoi puoi stare qua, vedi? Io non l'ho fatto il giro, nessun problema. Step me up. Marcia dietro. 6, 7, 8. Step me up. Marcia dietro. Non mi dà fastidio la mia vita naturale. Che cosa pensate, su? Step me up. Marcia dietro. Ancora una volta. Poi cambiamo lato. Se vuoi non fai, guarda, puoi farti il galoppo tranquillamente. Step me up. Esatto, se mi fai il galoppo lo facciamo uguale a mercoledì scorso. Ho fatto un passo. Guarda, allora. Step me up, marcia dietro, step me up, di nuovo passo sul ginocchio, siamo a sinistra, proviamo, 4 step touch, ne aggiungi già lo step me up perché intanto è semplice, la marcia dietro, andiamo, doppio step, se vuoi lo giri, tanto è la stessa cosa di prima ma il pivot lo fai sulla gamba sinistra,
questa volta quando giri infatti comanda la gamba destra. Vengo insieme a te, non ti preoccupare. Gira, ok, hop, è la destra che si alza per fare il giro. Step me up, marcia dietro, di nuovo, dai che ci siamo. Il pivot invece, il perno, lo fa la gamba sinistra, lei che sta ferma, e su di lei ruoti. Ma se vuoi, come ti dico sempre, lo eviti e fai il galoppo. Qua mi esalto un attimo per il beat della canzone, ma non ci fate caso. Step me up. Ok, adesso facciamo il cambio gamba, è pronto, così almeno lo vediamo bene da questa parte. Step me up. Marcia dietro, 1, 2, 3, 4, passo sul ginocchio. Basta non fermare le gambe. In questo modo cambiamo gamba e manco ce ne accorgiamo, intanto io bevo. Quindi il segreto è non fermare le gambe, non fermarle, perché vengono da sole se tu parti come me, siamo a destra, eh? Quindi adesso vieni a destra come me, non lo giro questa volta. Step me up. Ovviamente tu devi venire nello stesso lato, eh? Step me up, l'abbiamo fatto mercoledì, doppio, 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 step me up. Iniziamo subito, adesso lo giriamo, eh? Passo sul ginocchio e 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, giro, step me up. Vai indietro, occhio occhio, andiamo, hop, gira, step me up, marcia dietro, ancora, mi viene a destra, ok, dobbiamo essere tutte e due dallo stesso lato, perché così non sbagli gamba, step me up, sul sinistro, sul destro, torna dietro, step me up, vai, hop, gira, adesso mi giro come te, tranquillo, aspetta lì che arrivo, vengo avanti, step me up, finisco la coreo e poi mi giro come te, marcia dietro, andiamo, andiamo, e hop, come te sono adesso, gira, sono girata come te, step me up, guarda le mie braccia, ti indicano già il passo successivo. La voce sbaglia, ma di solito i movimenti non li sbaglio. I movimenti in cui indico, ovviamente. I passi li sbaglio, purtroppo. Step me up. Se vuoi fai solo il galoppo, ricordati non girare. Passo sul ginocchio, andiamo. Hop. Giro. Dentro il mandorlo. Ok. Vai. Hop, sul ginocchio, sul ginocchio, sul ginocchio e torno. Passo sul ginocchio, dall'altra parte. Step me up. Ancora, no, fermo. Marcia, destra e sinistra insieme, prima e seconda insieme. Oddio. Marcia destra. Marcia, squat, squat, è semplicissimo, eh? Andiamo, marcia, scuota destra, scuota sinistra, marcia dietro, dammi il curl, talloni glutei, 3 squat pulsazioni, gamba sinistra, vieni avanti, squat, torna dietro, leg curl, pulsazioni, 3, 2, 1, doppio qua. Se vuoi lo giri, step me up, stavo dicendo ti leg curl ma stavo dicendo una cavolata, marcia dietro, passo su a sinistra, 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3, giro, step me up, marcia dietro, passo sul ginocchio, vieni avanti, marcia, squat, mi giro come te, sì dai, torna dietro, squat, ah scusami,
Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Sì, mi sono persa. 3, da capo con me. 6, 7 e avanti. Squat. Torna dietro. Ora torna dietro. Leg curl. 3, 2, 1. Vai avanti. È davvero difficile fare la voce fuori campo, dovrei vedermi il video, ma ragazze ci vuole una marea di tempo e non riuscirei a stare dietro con le uscite dei video, quindi perdonatemi. Doppio step touch. Se vuoi non giri, mi raccomando, step me up. Facessi solo questo come lavoro, allora ragazze sarebbe molto diverso. Passo sul ginocchio, dall'altra parte. Se vuoi lo giri. Se vuoi non lo giri. Step me up. Marcia dietro. Passo sul ginocchio, eh? Oh, e perfetto, ci siamo. Ancora una volta, Ho fatto in modo di non avere il ciuffo in faccia, invece mi è tornato lo stesso. Marcia bene, che lo facciamo ancora una volta. 4, 3, 2, marcia avanti. Squat. No, aspetta. C'è il master beat, è più figo col master beat. In effetti, torna dietro, dammi la marcia. 4, 3, 2, ora sì, vieni avanti. Squat. È più figo, eh? Dammi il curl. 3 squat sul posto. 2. Gamba a sinistra. A fondo. Sì, buonanotte. Squat a sinistra. Torna dietro. Leg curl. 3 pulsazioni. 2. 1. Doppio step touch. Se vuoi gira. Leg curl. Marcia dietro. Step me up. Dall'altra parte. Vieni avanti. Step me up. Marcia dietro. Ancora una volta da capo, eh. Vieni avanti con la destra. Squat. Torna dietro. Leg curl. 4, 3, 2, vieni avanti. Squat. Squat. Torna dietro. Leg curl. 3, 2, 1. Andiamo dall'altra parte. Gira se vuoi. Vieni avanti. Sul ginocchio. Torna dietro. Dall'altra parte. Step me up. Torna dietro. Marcia. Respira qua. Fuori l'aria, prendo aria. Fuori l'aria. Arriva con le braccia solo fino a qui. L'ultima volta. Ok. Qui, stringi bene l'addome, solleva la gamba, contrae bene il gluteo e torna. Gamba destra. Ci siamo? Stringi bene. 4, 3, 2, andiamo. E stringi. Torna. Stringi e torna. Stringi e torna. Stringi e torna. Ancora. Stai qua, stai qua, pulsazioni. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dall'altra parte. Sali e torni. Sali piano, stringi e torni.
e torni. Hop e torni. Dai su, stringi, piccole pulsazioni. Ok, adesso chi vuole continuare a terra dovete cliccare, no, dall'altra parte. C'è, esce fuori una scritta, una piccola I, e quindi potete cliccare e andate sulla parte della tonificazione. Invece per le altre che non hanno tempo oggi, inspirano e fanno stretching. Allunga bene la spalla. Cambia dall'altra parte. Io spero davvero che tu ti sia divertita, nonostante questo audio che sono qualche video che, insomma, questo audio non va, sto cercando di migliorare e ogni volta non azzecco, ma azzeccherò. Adesso devi sentire tirare l'interno coscia, quindi se ti va puoi andare a vedere i miei video vecchi in cui l'audio è sicuramente migliore. Ti puoi iscrivere sul mio canale, al mio canale scusami, per non perderti le nuove lezioni. Su Instagram e su Facebook mi trovi come La Mia Vita Naturale, anzi su Facebook come Barbara Ramoino La Mia Vita Naturale, e mi trovi anche sul mio sito, sul mio blog lamiavitanaturale.it. Ruota adesso con tutti e due i piedi verso la stessa direzione, appoggia bene il tallone, piega un pochino la gamba d'appoggio dietro, ruota il bacino in avanti, senti tirare l'inguine più o meno, è lo psoas, il muscolo iliopsoas, per intenderci ti dico di sentire tirare l'inguine, quindi stai in retroversione. Attenzione che qua il tallone è sollevato, se no non sentite. Cambia dall'altra parte, ruota tutti e due i piedi, guarda nella stessa direzione, solleva il tallone, piega un po' il ginocchio, retroversione. Vai, tieni. Perfetto, adesso ti appoggi alla parete, vai bene indietro con il bacino, la schiena bella piatta, e senti tirare la parte posteriore delle cosce ma anche la schiena. Le mani sono in appoggio sulla parete, devi schiacciare giù con il petto e sentire aprire anche le spalle, te lo dico tra un secondo, esatto, ora te l'ho detto, devi sentire aprire bene la gabbia toracica. Ok, piega le ginocchia, srotola bene, sciogli bene le spalle e mi fai la retropulsione del mento. E intanto qua ti sto ricordando che se vuoi ti puoi iscrivere al mio canale, perché così non ti perdi le nuove lezioni. Per ora questa lezione c'è sempre il mercoledì. E per ogni variazione vi faccio sapere qui su Instagram, sul mio blog e su Facebook. Il nome è sempre quello. Bene, io vi ringrazio. Un abbraccio, alla prossima. Ciao a tutti.